ragazzi, buongiorno, io sono Scobar, questo è un nuovo video. Benvenuti a tutti coloro che praticamente si sono iscritti. Sappiate che mi sono tagliato i capelli. Oggi andremo praticamente in una nuova sezione dell'acquariologia, cioè nel nostro canale. Ovvero una cosa che mi avete richiesto e che io non ho avuto ancora il tempo di fare, ma che adesso farò e che magari vediamo come va, perché se questa cosa delle schede va bene ne farò altre. Sì, è una cosa carina. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo di un pesce che tutti praticamente hanno avuto, avranno, o praticamente hanno già intravisto, visto, qualcuno praticamente ve ne avrà parlato, è il Betta Splendens, alias pesce combattente. Quello praticamente che trovate ingiustamente chiuso nei negozi, all'interno praticamente di piccole bocce di vetro che... In quelle bocce ci chiuderei comunque i negozianti, perché ovviamente ogni pesce deve essere comunque rispettato. Il Betta Splendens è un pesce, diciamo, molto curioso. Ne esistono diverse sfaccettature, sì. Quello è il classico, diciamo, il base, che è a pinne corte, ed è il Placat. Il Placat è per me un betta stupendo, è un qualcosa di veramente molto carino, resistente oltretutto, poiché è molto più complicato diciamo che quest'ultimo abbia batteriosi comunque alla coda e che la coda venga mangiata da queste batteriosi, visto che il pesciotto non ha una coda molto lunga, di conseguenza la batteriosi non si può dalla punta spingere comunque fino alla parte più interna della coda stessa. Anche se è possibile che accada, comunque è molto più difficile rispetto al betta classico, il Veitail. Poi comunque di fianco qui usciranno le varie categorie, tra cui Placat, Veitail, Crowtail, Double Tail, Halfmoon, non so se non mancate altre. Comunque ragazzi, la risultante praticamente l'accoppiamento tra queste razze e la mescolanza di queste ultime, se non mi sbaglio esiste anche una razza che si chiama Jumbo, comporta che cosa? Nuove specie, ad esempio l'Halfmoon Placat, eccetera 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 eccetera. La Fum Placat è stupendo, cioè coniuga nelle mie due, diciamo, variazioni di coda preferite insieme, ed è stupendo comunque, perché pinna dorsale e pinna comunque, cioè tutte queste tre pinne che si coniugano come se fosse una specie di luna, è una cosa stupenda. La Fum è stupendo. Comunque ragazzi, parliamo di varie curiosità, scusate ho lasciato il balcone aperto, parliamo comunque di varie curiosità. Il betta è un anabantide. Questo cosa significa? Significa praticamente che ha un organo chiamato labirinto che si situa presso comunque le branchie. Qui uscirà comunque una foto della... diciamo posizione stessa del labirinto, che è l'organo con cui comunque il betta riesce a respirare aria atmosferica, cioè esce praticamente con la bocca fuori dall'acqua e respirando comunque aria riesce comunque a inglobarla e praticamente a inserire nel flusso comunque sanguigno quella che è comunque l'ossigeno stesso. Adesso non vi spiegherò nel particolare diciamo il meccanismo, però andate comunque a cercare, ve lo metto in descrizione, così più probabile che lo metto in descrizione, perché non avrei comunque la capacità, diciamo, di descriverlo nel minimo particolare, perché adesso diciamo che il video è questo, comunque prolungherei troppo il video. Poi che altro? Oltre praticamente ad avere il labirinto, il betta è caratterizzato comunque dal fatto di avere dei colori comunque molto sgargianti, molto belli, tant'è vero che si sono definite numerose comunque, diciamo, eventi in cui si è molto ma molto valorizzato l'elemento di colorazione, ma anche di perfezione del corpo stesso del betta.
Dobbiamo sapere che il VET è stato introdotto nel settore acquariofilo, ragazzi, nel nostro settore è stato introdotto nel 1910 da un certo Charles Reid Regan. E vai! L'ho seccato il nome. È un po' difficile la pronuncia. Ed è stato comunque da lì in poi il primo amore per gli anabantidi e specialmente per il betta, perché se per chi non lo sapesse, gli anabantidi ce ne sono altri, se li andasse a cercare sono diciamo diversi. E da quando è stato inserito, questo betta è diventato da una parte oggetto comunque di osservazione e di stupenda comunque venerazione da parte di alcune persone. Da altro canto, però, è stato utilizzato molto spesso, per chi non lo sapesse, per comunque lotte a livello comunque di scommesse. Questa cosa la so io. Non penso che altri youtuber me la diranno mai questa cosa qui, ma i betta sono stati utilizzati per tipo, avete presente lotte tra i cani, tra i galli, che si fanno comunque nelle zone più degradate? No, si facevano anche con i betta, però i betta ovviamente hanno un costo superiore e di conseguenza lì le scommesse giravano un po' più. Non mi dite come lo so, come sono venuto a conoscenza della cosa, ma nei numerosi negozi che frequento, alcuni si sono addirittura veramente lamentati del fatto che andavano a comprarsi questi betta soltanto per gli scontri e poi facendoli comunque combattere si ammazzavano e andavano a chiedere sempre di nuovi. Non se ne fregavano comunque che costassero 20, 30, 40, 50, 60 euro per base, diciamo, all'esemplare e dal chi praticamente l'ha allevato e riprodotto e della colorazione. Comunque, molte sono le variabili. Che altro potrei dirvi? Il betta è un pesce molto resistente, ovviamente c'è chi ritiene opportuno tenerlo comunque una vasca minimo di 20 litri, io sono uno di quelli che già un 18 litri vanno bene. Ci sono altri invece che ritengono opportuno mantenerle all'interno di piccole vaschette, tipo i pesci rossi, ma quelle vaschette di plastica piccoline, cosa che non dovrebbero essere neanche inseriti i pesci rossi lì, perché i pesci rossi sono talmente grossi che neanche immaginate, e vivono anche mezzo secolo. Vabbè, scusate per la deviazione. Comunque, minimo 20 litri, abbiamo comunque un pesce di derivazione asiatica che si è adattato comunque ai nostri valori dell'acqua, che ha comunque una sopportazione molto elevata per quanto riguarda i limiti che si possono avere in acquario, ovviamente, però molte sono le malattie che li possono colpire. Diciamo che il pH in cui possono essere tenuti oscilla tra i 6 e gli 8. Infatti in questo range, diciamo, le acque italiane dovrebbero comunque ricadere. Infatti io qui nella mia zona 7,5 il pH, quindi comunque perfetto. GH da 8 a 10, quindi non è neanche comunque diciamo, una cosa troppo estrema e troppo difficile da ottenere. Un KH da 6 a 8, una temperatura comunque che oscilla, questo ve lo posso dire, a 18 gradi non lo tenete, perché ok, lo potete vedere anche che sta bene, perché voi lo vedete così, ma non avrà mai le stesse capacità comunque vitali che il betta acquisisce, che acquista con una temperatura che va tra i 25 ai 26, ma anche i 27 gradi vanno bene. Comunque ragazzi, dai 22 in poi dovrebbe comunque, diciamo, vivere con decenza il betta. Io vi consiglio di utilizzare anche foglie di catappa, pignette d'otano, ovviamente perché comunque sono antibiotici naturali. Si è scoperto infatti nella zona di allevamento che tali comunque betta che vivevano comunque sotto questi alberi di catappa o alias mandorlo indiano, da quello che ho capito la catappa sono vari tipi di alberi, comunque il mandorlo indiano che facendo cadere le foglie liberava questa tannina, questa sostanza antibiotica che andava comunque a favorire la vita dei pesci stessi. Ragazzi, oggi vi ho parlato sotto consiglio dei miei tanti iscritti di questa cosa, di questa scheda qui, tante curiosità, tante cose che magari non sapevate e che volevate conoscere, ma da oggi potete comunque vantarne la conoscenza.
Mi raccomando di iscrivervi, di commentare e di lasciarmi un bel like sotto questo video, perché comunque io andrò a vedere i like per vedere se comunque il video vi è piaciuto, se comunque il video vi è stato di vostro gradimento e se comunque potrò farne altri su questi determinati temi, perché vorrei fare anche schede sui cori e altri tipi di pesciotti che ho allevato, che allevo, ad esempio il Red Kerry, che ne ho un quintale, po', è una cosa enorme, cioè ho tipo una pescheria a casa, lasciamo perdere. Ragazzi, io sono tornato, do il benvenuto a tutti coloro che si sono iscritti, benvenuti nella nostra grande famiglia. Sì, benvenuti. Mi raccomando di seguirmi perché faccio tanti video, gli iscritti lo sanno, non sono una persona sgradevole, anzi il contrario. Magari se volete potete comunque chiedermi consiglio, ausilio in escobaracorieco@gmail.com. Come al solito faccio così, ma alla fine lo metto sotto, quindi è una cosa inutile. E ragazzi, il video è durato fin troppo, mi dispiace per chi lo solo dovrà subire. Ciao ragazzi!